Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Andiamo via gruppo. Sorry, where did you get it from now? Buongiorno. Questo è il cancello che dovrebbe dare accesso a Via Grupp, la strada che il magnate dei cannoni e dell'acciaio Alfred Grupp ha regalato alla città di Capri. Una strada che è stata riaperta nel 2008 a seguito di un finanziamento europeo e un'opera in cui ha creduto e ha sostenuto l'attuale sindaco Marino Lembo. Questo cancello è chiuso dal 2014. Il 25 maggio 2014, a poche ore dalle elezioni comunali, Ciro Lembo, che era il sindaco, firmò l'ordinanza, la numero 70, con cui chiudeva l'accesso a Via Grupp. Un atto dovuto, perché ogni sindaco, sotto la sua responsabilità, firmava l'ordinanza di apertura, quando le condizioni meteo lo consentivano, della strada. Per cui il suo successore avrebbe dovuto fare la stessa cosa, un'ordinanza di apertura salvo le condizioni meteo. Questa cosa dal 2014, con la vittoria dell'amministrazione De Martino Bozzotre, non avverrà più. Adesso andiamo dai giardini Augusto a vedere la strada, per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Giardini d'Augusto, il cui ingresso è stato appaltato da diversi anni. Noi siamo capresi, pertanto non paghiamo il biglietto d'ingresso, a differenza di tanti turisti che sono qui. Siamo in un vero e proprio paradiso. Dire che qui è bello è dire poco, anzi è riduttivo. Come potete notare, sulla montagna sono state rese le famose reti paramassi dopo un lunghissimo intervento. Nel 2008, dopo 35 anni, la strada è stata riaperta con un grande evento. Vi fu il Presidente della Repubblica dell'epoca, Napolitano, che venne a Capri appositamente, perché comunque la riapertura della strada rappresentava qualcosa, un evento comunque mondiale. Non solo per il legame che hanno i tedeschi con Capri e con il mecenate che realizzò quest'opera, ovvero Grupp, ma perché si può offrire ai turisti un qualcosa di unico. Pensate all'epoca a fare i lavori senza mezzi meccanici. Parliamo dei primi del Novecento. Ora andiamo a vedere la strada. Il collaudo dei lavori del 2008 prevedevano almeno due manutenzioni all'anno, che sono state effettuate fin tanto l'amministrazione De Martino Bozzotre non si è insediata, e non sono state più fatte, con tutto vengono i fondi disponibili in bilancio.
anzi quei fondi sono stati poi nel tempo tolti da quell'amministrazione che è passata, ed oggi riaprirla è un problema serio, perché sono stati 5 anni senza manutenzioni, cioè in effetti sono perse 10 manutenzioni che erano fondamentali. I lavori eseguiti e che hanno permesso la riapertura dopo 35 anni nel 2008 da tutti sono ritenuti eseguiti a regola d'arte. Il motivo per cui non sono state fatte più queste manutenzioni obbligatorie per il collaudo, che comunque si è apportato un danno alla strada, comunque si è apportato un danno alle casse comunali, in quanto oggi riaprirla probabilmente costerà molto di più, è perché l'amministrazione di Martino Bozzotre pensava di realizzare davanti a questo specchio acqua dei pontili galleggianti per le barche, taxi elettrici che avrebbero percorso la strada, una serie di eventi, un biglietto d'ingresso che i capresi non avrebbero pagato, però che il comune doveva dargli il corrispettivo alla ditta che avrebbe gestito questa operazione. La Geller, un'azienda altamente specializzata in questo tipo di lavori, che li avrebbe effettuati garantendo l'apertura della strada in cambio della sua privatizzazione. Per fortuna un evento scellerato che Capi ha detto che no e non si è fatto, che vi era addirittura la possibilità di indire un referendum popolare che comunque l'amministrazione di Martino Bozzotre ha glissato perché sapeva che avrebbe perso al 100%, ed oggi la nuova amministrazione con la delibera del 16 luglio, la 122, ha dato incarico all'ingegnere Gianluca Salvia, che si è occupato di tutta la progettazione negli anni e dei lavori iniziali, affinché venga effettuato uno studio di fattibilità per garantire la riapertura al più presto possibile. È logico che comunque non aver effettuato le manutenzioni creerà problemi molto seri, anche economici. D'altronde quell'amministrazione che Capri ha dimenticato il 27 maggio del 2019 aveva altri obiettivi, altri interessi, cioè quello di privatizzare una strada pubblica. Tra le altre cose non si è ancora neanche capito se si poteva effettuare su una strada pubblica un project financing, come avrebbe voluto la Geller. Si spera che nel giro di un paio di mesi si possa avere questo studio di fattibilità che quantifichi il costo delle opere di manutenzione ordinaria e anche quelle straordinarie. Che questa strada possa finalmente riaprire. La certezza della riapertura è data da un elemento sostanziale che è questo, che è stata una battaglia personale dell'attuale sindaco Marino Lembo, è stato il suo fiore d'occhiello. E quindi siamo assolutamente certi che Via Krupp riaprirà nel suo antico splendore. Quando? Quando la burocrazia lo consentirà. Tra le altre cose non è un problema di fondi o di soldi, il bilancio comunale ne ha in abbondanza. Il problema è quando. Speriamo che questo possa succedere, che per la prossima, non diciamo primavera perché ormai questa stagione è stata politicamente eliminata, che per maggio dell'anno prossimo possa riaprire, anche e sempre con le condizioni meteorologiche favorevoli, ma che possa riaprire. Questa è una cosa di cui Capri ha bisogno. La vera industria di Capri è l'industria turistica e scellerati amministratori non possono far perdere questa opportunità a Capri. Tra le altre cose Capri e del mondo. E Via Krupp è un esempio di un'opera di ingegneria naturalistica senza precedenti e che ha un richiamo mondiale, non solo per i tedeschi che sono legati a questa strada per il mecenate Krupp, ma perché questa strada consente anche di esaltare le bellezze di Capri. Guardate che cosa offre come panorama questa strada.